in quanto da remoto non sarà facile, non vi potremo permettere di conoscere i professori oppure di entrare in questa dimensione che io, ad esempio, in prima persona sono stata fortunata di sperimentare nel corso di questi 5 anni. Abbiamo quindi deciso di intervistare uno dei miei compagni di classe che ha preso parte alla maggior parte dei progetti anche durante i giorni dell'Open Day per permettermi di comprendere da vicino quali sono le attività e come poterle sperimentare. Lui è Gianmarco e di conseguenza la prima domanda che volevo farti era chiederti quali secondo te sono i punti di forza del De Gregoris e perché hai scelto questa scuola. Salve ragazzi, sono felice di potervi in qualche modo aiutare a comprendere quanto questo liceo sia stato per me e per i suoi studenti un'occasione fondamentale di crescita non soltanto culturale, ma anche e soprattutto umana e sociale. Una palestra nella quale poter potenziare non solo le proprie attitudini o propensioni verso una particolare disciplina, ma anche riscoprire le proprie attitudini, sviluppare nuove competenze e soprattutto acquisire una consapevolezza di sé e di ciò che si vuole essere nella propria vita. Posso affermare senza alcuna ombra di dubbio che il pregio del liceo scientifico statale di Capralis sia la capacità di accogliere, di farti sentire parte integrante di un gruppo, di una famiglia, di valorizzarti come persona e non come semplice numero sul registro elettronico. Inoltre ti volevo chiedere, fra le varie scuole che hai visitato, perché suppongo che ne abbia viste altre, cosa ti ha ispirato a frequentare proprio questo liceo e non le Ho visitato molte altre scuole, ma devo dire che sin da subito il liceo scientifico di Capralis mi ha trasmesso un forte senso di familiarità, una empatica sensazione di affidabilità e di fiducia. Forse proprio perché dal primo momento mi ha fornito delle forti risposte alla mia domanda di formazione culturale umana. E sin dall'inizio ho trovato dei docenti che mi hanno accolto come un figlio, non sono solo parole. Attraverso il mio percorso in questa scuola ho avuto modo di sviluppare e di potenziare le mie competenze, ma in particolar modo anche di venire a conoscenza di risorse che prima non conoscevo e di sfruttarle a mio vantaggio. Attraverso questa scuola ho compreso, anche mediante gli insegnamenti del corpo docenti, di avere delle concrete possibilità di realizzazione nella vita. E attraverso gli insegnanti mi sono reso conto di avere a disposizione delle guide eccezionali per affrontare uno dei più delicati periodi, appunto, della vita, che è l'adolescenza. Adesso ti vorrei chiedere una cosa un po' più tecnica, ovvero qual è l'ampliamento dell'offerta formativa offerta dai liceo statali appunto ai propri studenti? Devo dire che l'offerta formativa del nostro liceo è molto ampia e riccamente articolata. Si spazia da ambiti formativi che non fanno parte del curriculum dell'istituto, quali l'educazione finanziaria, i corsi di musica, di canto e di teatro, a settori che sono trasversalmente collegati alle discipline affrontate a scuola, ma che ne costituiscono l'applicazione settoriale specifica. In particolare, cito il giornalino dell'Istituto Voce Fuoricampo, il quale ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti prestigiosi, il corso di yoga pomeridiano che si svolge in palestra, le certificazioni linguistiche B1 e B2 ed informatiche, e i BLS di matematica, fisica e scienze. Insomma, il nostro liceo ha tutti i presupposti per potersi qualificare come scuola del benessere mentale, psicofisico e spirituale, nella quale poter diventare adulti pensanti, dotati non solo di un ben strutturato e trasversale bagaglio culturale, ma anche di un forte e maturo senso critico, civile e del dovere.